un posto tradizionale, vedete non cambia pressoché la posizione la stessa, le traiettorie sono le stesse, anche le cambiate si sentono meno, ma si sentono perché i cambi di marcia, per cui è da verificare poi durante il corso della stagione, però mi sembra che miglioreranno anche le performance. A un pilota è richiesta di base la stessa dote di pilotaggio che ha nelle altre categorie. Tanti dubbi alla vigilia erano ovviamente la velocità massima che potevano raggiungere queste monoposto, superano i 200 km/h anche se è elettriche, ovviamente è difficile raggiungere la velocità di punta in un circuito cittadino come questo, ma sono vetture che possono superare anche i 200 km/h, vettura quasi a 180 adesso qui che giugno. Vediamo come chiude questo giro, per lui cerca la pole position, 4,50 alla fine di questo ultimo gruppo di prove. E lo sentiamo il rumore, il sibilo di cui abbiamo tanto parlato, che c'era tanta attesa per That was a 144 point.